Ciao a tutti, amici Home Brewers. Allora, nel video di oggi, nel vlog di oggi, perché questo sarà un vlog, vi faremo vedere come imbottigliamo la nostra Gose, che avete visto qualche video fa. Ora uscirà una nota, là, tipo qua, per andare a vedere la videocotta della Gose, qualora l'aveste dimenticata. La Gose è nella camera di fermentazione a 2 gradi. Fai vedere l'Inkbird a 2 gradi. Ciao Inkbird. Smart home, smart life. Ora noi cosa facciamo? Mentre prepariamo tutte le bottiglie col Chemipro eccetera, mettiamo un po' di acqua sul pentolino, che possiamo fare già adesso. Io la metterei nel pentolino. Cosa ho detto? Assurdo. Forse adesso è troppa. Ecco. Perfetto, e la mettiamo a bollire per disinfettarla. Ma con una resistenza? No, stavolta col gas. Useremo questo sale, sale marino Motia, integrale, dal mare di Sicilia, Trapani. A circa 20 km. Anche il prezzo. Facciamo un euro. Facciamo sgabuzen per la cultura, sgabuzen per la geografia. A circa 20 km da Trapani e a circa 10 da Marsala, all'estrema punta occidentale della Sicilia sorge l'isola di San Pantaleo, l'antica Mochia. Essa è ubicata all'interno della laguna dello Stagnone, aree protette grazie alle situazioni di riserva naturale, rappresenta sale marino integrale. Okay. Ah, mi raccomando. Allora, dobbiamo usare una dose pari a 0,8 grammi litro di sale che aggiungeremo sotto forma liquida durante il travaso pre-imbottigliamento, perché poi imbottiglieremo con la siringa per i polli. Dov'è? Facciamo vedere la Dov'è? Siringa per i polli. La siringa carbonabirra vaccina polli. No, vaccina pulcini carbonabirra. Vabbè, dopo vado a vedere sulla diretta. L'abbiamo preparata, anzi ora la mettiamo anche a mollo nel Chemipro. Buttiamo tutta la siringa a mollo. Mica si squaglia la plastica. No. E fu così che da giorno diventò verde. Noia. Vogliamo assaggiare questo sale integrale di Trapani? Assaggialo tu. Aspetta, devo riprendere la faccia. Vai. Lo senti l'assenza di iodio? Sì, assaggia. Che ha già muri, è sale. Io capisco che è sale. Aumenta anche la pressione. A me, ma perché lo manca? È buono però. Ma è sale! È molto salato. Strano, eh? Allora, a dir la verità. Non si scioglie. Ci sta una persona, c'è un siculo molto affezionato al mio canale, che si chiama Fabio. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Che praticamente mi aveva dato un consiglio molto interessante. Questo consiglio consisteva nel comprare più tipi diversi di sale e fare differenti priming con sali diversi, tipo sale rosa dell'Himalaya, sale nero. Ma il sale rosa non è buono. Perché? Ci fanno i massaggi. Dici non è buono da mangiare. Comunque effettivamente ho scoperto che ci sono veramente un sacco di tipi diversi di sale. Però non ci siamo organizzati per tempo, la birra doveva essere imbottigliata, non abbiamo trovato questi altri tipi di sale. Ordinarli su eBay era fuori discussione, perché siamo andati da un bio. Ci voleva tempo per farli arrivare, noi dovevamo imbottigliare subito. E qui siamo andati sì da un bio store. Un bio store. Presumendo me lo sono inventato, non lo so. Sta scritto bio fuori. Ok. Dobbiamo calcolare Il priming con un nuovo foglio di calcolo, perché useremo il metodo della siringa vaccina polli e quindi useremo il metodo aggiornato. Per chi ha visto soltanto il video La scoperta dell'acqua zuccherata, sappiate che c'è una correzione da fare, che se vi scaricate il nuovo foglio di calcolo aggiornato è già compresa. Carbonazione desiderata, direi almeno 8 grammi litro. Dobbiamo Aguse, dobbiamo carbonare poco. Quindi serve 4,3033, serve 0,66 e 8,5,
0,50 e 6,5, 0,75 e 9,7 ml. Allora stacchiamo Link Beer. Ecco qua. Stacchiamo la sondina, che non ci serve. Stacchiamo questo tubo, che si è fatto di un solo pezzo. Strano, quanti gradi stava? 2. Ah, va bene. Cioè, di questi si spaccherà. Senti che odore di cose, senti che odore di cose. Se lo sento, non riprendo. Tra parentesi, come sfiato per il gorgogliatore abbiamo usato un'ottima bottiglia di un ex liquore panna e fico d'India. Se vi trovate dalle parti di Monopoli, di Albero Bello, sopra un trullo c'è un negozio di genuinità locali che vende questo liquore al fico d'India, che pesa tantissimo. Mamma mia, sgabuzzen per la chiropratica. Mamma mia, voglio una vetrina a frigo. Questa qua è la cosa, ora è velatissima perché è ghiacciata, però quando l'abbiamo versata era trasparentissima, il colore e soprattutto l'odore sono molto invitanti. Sembra l'urina, però... Allora, questa qua è l'acqua salata. Che? Versiamo nel fermentatore. Ok, fai vedere, vabbè non so se si vede, comunque guarda com'è pulita la birra. Non c'è manco un po' di lievitino. E ora mischiamo la birra al sale. È chiuso il rubinetto, vero? Sì. Abbastanza trasparente, vedi? Allora, come potete vedere, questa qua è la soluzione del priming, ok? Questo è il priming. Questo tubo succhia la dose che viene sparata qua. Sì, però se poi non peschi più, ecco qua, c'era una bolla d'aria. Con la dose già fatta di zucchero è facilissimo adesso carbonare tutte le bottiglie, basta fare così. Ora dobbiamo impostare la dose per 2,50, 6,5, quindi pigliamo questa rotellì, 6,2, 6,4, 6,5, ok? Perfetto. 1. Abbiamo finito. Ecco qua. Imbottigliamento finito. In Oddio. Quanti secondi? 8. Cosa stai scrivendo? Tommaso. Se vuoi, scrivo io col pennarello e tu imbottigli soltanto. Sì, sto facendo un giro panoramico. Bene, Home Brewers. Allora, abbiamo imbottito tutto. Come avete potuto ben vedere, le operazioni di imbottigliamento sono state molto veloci. È stata, come al solito, molto più onerosa la preparazione che non l'imbottigliamento. Ragazzi, grazie per aver seguito questo video. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook e al mio canale Telegram, bla bla bla, già lo sapete. Ci vediamo come al solito sabato prossimo per un nuovo video. Un bacione.